Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi vi faccio vedere un piatto che faceva sempre mia madre quando ovviamente c'era, che è semplicissimo e buonissimo. Così oggi mi ricordo di lei. Allora, olio, cipolla. Allora, vi voglio far conoscere anche a voi questo piatto che facevamo quando c'era mamma, che è molto semplice e ho detto, mi sono detta, perché non farglielo conoscere anche a loro? Magari anche a loro piace. Come potete vedere qui dietro c'è la pentola a pressione in azione, sto cucinando i ceci e fagioli insieme. Voi li avete mai cucinati insieme? Fatelo perché è buonissimo. Anzi, e vi consiglio anche di prendere una pentola a pressione. Perché in 20 minuti i ceci e i fagioli sono cotti. Veniamo alla ricetta. Allora, non appena sta soffriggendo la cipolla, si mette il filetto di pollo tagliato a pezzettini. Io ho messo due fette perché sono da sola. Voi in base a quante persone siete in casa dovete aggiungere pezzettine di pollo. Io in questo caso ho messo il riso basmati, però voi il riso ovviamente quello che più vi piace è nella quantità delle persone che dovete mangiare ovviamente. Mettere un bel bicchiere di acqua. Un po' di sale, quando inizia a bollire, ci aggiungiamo le cicorie. Sto mettendo le foglie delle cicorie perché mamma faceva così, non si buttava, non si butta via niente. La cima della cicoria la mangiamo cruda per insalata e le foglie li mettevamo nelle minestre. Adesso faccio cucinare. Quando il riso è cotto, una bella spolverata di formaggio grattugiato, una mescolata e si va a mangiare. E questa era la preparazione che faceva mia madre. Che ve ne pare? Vi può piacere? Se vi piace questa ricetta, mettetevi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina.
È una ricetta semplice, leggera per il dopo feste, ma noi la facevamo anche di sera perché è molto leggera e digeribile. Ciao, ci vediamo in una prossima ricetta. Ciao ciao!